presentato un indicatore europeo di ecoinnovazione, che è un indicatore complesso fatto da 5 sottoindicatori, ma ha colpito un dato. Mentre nell'input di ecoinnovazione da parte delle politiche pubbliche, che misura gli investimenti in ricerca pubblici, in ricerca e sviluppo, la spesa in ricerca e sviluppo e il numero dei ricercatori pubblici in ecoinnovazione, cioè in innovazione con carattere green, l'Italia è fra i 5 grandi paesi al 5° posto. Non poteva andare al 6° perché la graduatoria era fra 5 paesi. Nell'output, cioè nei risultati che riesce ad ottenere, il numero di brevetti, il numero e attività delle imprese green risale al 2° posto. Pensate, con uno sforzo di risorse pubbliche, penso che voi più o meno lo sappiate bene, perché se chiedessi a voi quanti di voi hanno beneficiato di un supporto di risorse pubbliche in ricerca e sviluppo, troveremmo forse qualche eccezione che ha partecipato a qualche programma, ma in genere lo sforzo di ecoinnovazione nostro si basa sulla capacità di imprese, cioè di persone che hanno capacità, idee, anche impegno o sacrifici. Conosco molte storie, perché non è il primo anno che facciamo questo premio, e che producono eccellenze. Anche quest'anno